tutti e bentornati. Allora, oggi video la vecchia maniera, mi trucco con voi per andare a lavorare e volevo truccare il famoso look pescato, non famoso per qualcosa ma famoso per il semplice fatto che in tanti so che non aspettavate altro che vederlo. In tutto ciò vorrei riesumare un po' di vecchi prodotti ma utilizzarne anche uno, credo uno soltanto nuovo, che mi è arrivato ieri ed è la CC Cream, la famosissima CC Cream di IT Cosmetics, però questa è la versione oil free matte, quindi specifica per pelli miste e grasse. Io l'ho comprata su QVC UK, però visto che è arrivato, che IT Cosmetics è arrivata anche su Cult Beauty, dopo vi lascio giù il link, quindi potete acquistarla tranquillamente dai siti inglesi senza pagare la dogana. Quindi l'ho già testata ieri per mezza giornata, adesso la vediamo insieme, però intanto vado ad applicare i buchi di Shiseido, il primer, nella zona, nella mia zona T, quindi nel centro del viso, e questo sapete che è un primer di quelli tipo un po' più siliconici e riempitivi, però molto sottile, quindi non è una texture spessa, pesante, però opacizza la pelle e niente, livella un pochino i pori, quindi facciamo una specie di prova trucco, non citerò la parola con la M, però ve la lascio immaginare, però ieri sera appunto per andare a cena ho indossato quello che spero sia una riproduzione di quel make up anche oggi e mi è piaciuto talmente tanto che volevo farvelo vedere anche a voi. Poi questa qua come formato è comodissima, intanto ha una protezione solare 40, non so se sia indicato appunto per matrimoni per il rischio flashback, però io intanto la sto utilizzando, cioè la utilizzerò nei prossimi mesi e vedremo. Ha una formula anti-aging, pore minimizing, quindi riduttiva dei pori, è una full coverage, quindi ha coprenza totale elevata comunque, non come la applicherò io perché sapete che non amo avere il pastone in viso. E niente, quindi comodissima perché ha questo pack con il dosatore a pompetta che sapete che adoro e il colore è il Fair, che è la più chiara come tonalità. Molto densa, devo dire, come texture, vediamo se riesco a farvi vedere anche il colore, che ho visto ieri sera che è sì chiaro ma comunque non chiaro quanto la mia pelle, e ha questa texture molto cremosa, quasi mousse. E adesso la applico con le mani perché è il mio metodo preferito. Questo è il livello di coprenza che arrivo ad ottenere con il mio tipo di applicazione. Magari la stratifico un pochino nella zona della guancia dove ho più macchie e rossori. Però mi dà una coprenza davvero bella, bella. Nel senso, non è mascherone, si fonde benissimo con la pelle, copre tutti i rossori e quant'altro, però non è, secondo me, full coverage, almeno non come l'applico io, ripeto. Ha una texture asciutta poi sulla pelle, quindi da solo applicata qua, ma l'applico anche sull'altro lato, chiaramente. Si lavora molto bene con le mani, secondo me. Non ho provato tipo il pennello o la spugna, perché per il momento in questo periodo mi sto trovando davvero bene con l'applicazione così con le mani, ma per qualunque fondotinta io utilizzi. E niente, promette bene, promette davvero bene. Adesso chiaramente non vi do neanche prime impressioni perché l'ho utilizzato, ripeto, ieri solo per mezza giornata e oggi devo ancora provarlo, però vedremo. Intanto prima impressioni, proprio la texture e il finish mi piace molto. Non ho preso la versione base perché, cioè base nel senso quella che è diventata famosa, la originale, prima perché su QVC non c'era il mio colore, perché il Fair era completamente esaurito ma da mesi ormai, e il tutto ciò, ripeto, due giorni prima che arrivasse su Cult Beauty, però forse non è neanche stato un male perché avevo sentito in alcuni video che dicevano che la versione base per una pelle mista comunque è un po' troppo oleosa, un po' troppo lucida. Comunque vi posso già dire che come finish è veramente bella, cioè è proprio, e qua si vede dove interviene il discorso della CC Cream anziché del fondotinta, cioè è un prodotto che viene assorbito meglio dalla pelle, si fonde meglio, e perlomeno sulla mia pelle è cioè non vedete lo stacco, non vedete lo spessore.
Devo anche dire che ultimamente mi sto prendendo talmente tanto cura della mia pelle che la pelle è bella, nel senso non ho imperfezioni, brufoli o inestetismi proprio di texture, però sono molto soddisfatta proprio del finish, del risultato finale. La pelle continua a sembrare pelle e niente. Il colore non è ideale, nel senso che se adesso non avessi il girocollo vedreste appunto una differenza, un po' di stacco, ma non importa, non importa, perché ho messo il girocollo apposta. Comunque sono molto soddisfatta come prime impressioni. Continuerò sicuramente ad utilizzarla questa CC cream e poi vi farò sapere. Però ripeto, se vi interessava provare i prodotti di IT Cosmetics adesso su Cult Beauty o comunque qualcosina su QVC, lo trovate sempre. Vado poi a prendere il mio solito Effa Cern di Lancome, che sto cercando di terminare come correttore. Non perché non mi piaccia, ma perché sto cercando di finire un po' di prodotti che ho in casa. Anche perché sto avendo un momento di debolezza, nel senso che mi ero riproposta di non comprare niente, ma ho la tentazione, proprio sento quella necessità di spendere in make-up e quindi sto cercando di deviare i miei pensieri su qualcos'altro. Ok, come al solito il correttore quindi lo applico soltanto sul contorno occhi. Adesso vado a fissarlo con la cipria libera di Kat Von D, un pochino che non utilizzo. Oggi avevo voglia appunto di riesumare qualche vecchio amore. La prendo un pochino nel tappo. Mi assicuro che il correttore non abbia fatto le pieghe e poi fisso la base. Ok, adesso è il turno del bronzer, il bronzer, vado a prendere sempre questo di Max Factor, mi piace tanto, sapete, non so cosa si veda da lì, però l'ho ben appiattito come usaggio, ecco, come utilizzo, e questo lo vado prima a pressare un pochino e poi a sfumarlo delicatamente. Ed è un bel tono secondo me anche per le pelli un po' più chiare, perché non è tremendamente caldo. Sicuramente più caldo rispetto alla terra, quella di I Heart Makeup, che dopo comunque utilizzeremo. Però è un tono di bronzer che non va a scaldare troppo. Ok, poi vado a prendere la palette di I Heart Makeup, che potete vedere il livello di utilizzo che fa intuire quanto io ne apprezzi il bronzer, ma sapete che poi anche l'illuminante è molto bello. L'ho utilizzato in qualche occasione e stratificato ad esempio sopra l'illuminante in crema Beige Mirage di Nabla, è pazzesco, perché hanno più o meno lo stesso tono. E la texture anche mi piace molto, cioè sono 7 euro di palette, molto ben spesi secondo me. E non fanno intuire l'economicità del prodotto stesso. Ok, adesso vado ad applicare il primer occhi e probabilmente faccio anche già le sopracciglia, che così poi passiamo al trucco occhi, che era la cosa su cui volevo concentrarmi di più. Ho già filmato per 21 minuti? No, 6 minuti, ok. Torno tra un istante. Ok, ci siamo. Allora, per realizzare una copia del look che ho fatto ieri, vado a pescare la mia Sweet Peach di Too Faced, da qui prenderemo poi il pesca, una palettina di ombretti Nabla e in particolare questo color marroncino pescato, e poi ho anche inserito a random la Venus XL di Lime Crime. Vi ho detto che di questa mi piacciono abbastanza gli opachi, meno gli shimmer, perché secondo me non dicono niente in sostanza. Però adesso un po' alla volta vado a prendere diversi colori, vi dico che cosa uso e li spatasciamo sugli occhi, partendo dall'ombretto che si chiama... No! Eccolo lì. Addio pantaloni. Questo si chiama Kids. E mi piace tanto perché è un colore marroncino neutro caldo. E questo lo applico nella piega dell'occhio. Ok. Poi vado a prendere della Sweet Peach questo tono proprio pesca. È il pesca
opaco con qualche micro glitter all'interno che però poi non si ripercuote sulla resa sulla pelle, e lo vado praticamente a stratificare al di sopra del primo ombretto per renderlo più pescato ancora. Mi dispiace essere così distante dalla videocamera, però ho un tavolo in mezzo tra me e il treppiedi, quindi non riesco ad avvicinarmi più di così per il momento, mi dispiace, però comunque vedrete la visione di insieme, che è la cosa importante. Ok, quindi questa è la mia transizione pescata. Poi invece vado a prendere, che cos'è che ho fatto? Ah sì, ho preso questo matitone ombretto di Yves Rocher, che è nel colore taupe 08, e questo l'ho usato a mo' di tipo eyeliner, quindi l'ho tirato qua sulla linea rima ciliare, e poi con un pennellino più piccolo l'ho sfumato. Dopo ci applico sopra anche dell'altro. Tra l'altro bisogna lavorare velocemente con questi perché si asciugano molto in fretta. Quindi in sostanza ho anche integrato un marrone più neutro. Faccio la stessa cosa anche di qua. Ok, quindi adesso cercando di non tirare giù tutti i prodotti che ho sul tavolo, vado poi a prendere, che cos'è che avevo preso? Un po' di, era questo? Sì, Charmed I'm Sure della palette di Too Faced, che è sempre un marrone freddo, top. Lo tampono al di sopra del matitone e dopo sfumo. Da qui in poi è tutto un applicare e sfumare diversi toni per far sì che vi sia una transizione abbastanza fluente, non con dei bordi netti distinti. Non riesco a concentrarmi sulle parole mentre sfumo. È una roba impressionante. Ah, e il tutto cercando comunque di tirare un po' questa linea un po' verso l'alto, perché ho l'occhio un po' all'ingiù, quindi cerco di tirare la linea un po' verso l'alto, a mo' di eyeliner, diciamo. E adesso non sarò particolarmente precisa, perché comunque qua c'è una sfumatura che cerco di enfatizzare. Che casino, non so se mi sto spiegando, in pratica sto cercando di applicare, stratificare ombretti, cercando di intensificare un pochino la parte esterna, ma di farlo quasi a mo' di eyeliner, ecco. Vabbè, poi al contempo vado anche a prendere Purée e Summer Yum, questi due marroni, e li vado ad applicare sempre nell'angolo esterno, mischiati tra loro. E qua vado invece a focalizzare l'attenzione proprio sull'angolo esterno. Ok, giunti a questo punto, si può scegliere un colore da applicare sulla palpebra mobile. Ieri avevo utilizzato... Che cosa avevo utilizzato? Ah sì, il Rose Gold di Peterac, che però applico nell'angolo interno. Questo è diventato il mio ombretto da angolo interno preferito in assoluto, però stavo pensando di utilizzare della palette di Hourglass l'illuminante, questo qua. Adesso provo a vedere come si comporta, che è un bel tono di illuminante un po' più beige. Non male. Vado ad aggiungere però anche un pochino di quello di Peterac per dargli un pizzico di pesca e di oro in più, quindi per scaldarlo un po'. C'è poco da fare, questo ombretto è strepitoso, mi piace da matti. Quindi questo lo tampono proprio un po' sui due terzi più interni dell'occhio, senza troppo concentrarmi sul non applicarlo dove già ho steso gli ombretti, perché comunque si deve fondere tutto insieme senza creare bordi distinti netti. E
dopo sfumo laddove devo sfumare. Ok, poi invece vado a prendere un pennello tipo da eyeliner, se lo ritrovo, eccolo qua, e vado a riprendere l'ombretto, quello marrone freddo, Charmed I'm Sure, e con questo vado ad intensificare un pochino la riga all'attaccatura delle ciglia. Ieri ci ho messo anche un po' di matita marrone, però adesso non lo rifaccio perché ieri comunque l'ho utilizzato come look da uscita serale. Usando solo l'ombretto secondo me mantiene un effetto un po' più soft, quindi va bene anche più da giorno. Adesso vado a riprendere il matitone di Yves Rocher e lo applico un pochino nella parte esterna della rima inferiore e lo sfumo con il pesca della Sweet Peach di Too Faced. Quindi ho applicato la base marrone freddo, però lo sfumo direttamente con il pesca e non lo porto fin dentro, lo porto solo fino ai due terzi più esterni della rima inferiore e lo tiro sempre un pochino in su per alzare l'occhio. Ok, questo matitone poi lo porto anche nella rima interna, però sempre focalizzandomi solo sulla metà più esterna della rima inferiore. Non fa una differenza abissale, però scurisce leggermente appunto la parte più esterna senza aggiungere del nero, che non mi piace. Ok, e poi vado a riprendere il mio ombrettino di Peterac e questo invece lo applico abbondantemente nell'angolo interno dell'occhio come punto luce. Ok, adesso questa è sono le fondamenta, dopo se dovete ritoccare, aggiungere, togliere, eccetera, si fa sempre in tempo. Adesso io ora mi distacco un attimo, applico il mascara. Il mascara che applico adesso è questo mini taglia di Lancôme, che è il Lip Nose Drama. Adesso ve lo mostro. Ho acquistato online la versione waterproof perché mi piace molto lo scovolino, che è fatto così, quindi è un po' incurvato. E poiché sono alla ricerca del mascara da matrimonio perfetto, li voglio provare prima per poi decidere a quale affidarmi. Quindi ci vediamo tra un istante. Ok, mascara applicato. Sulle ciglia inferiori invece ho utilizzato il mascara Evidemment Volume Definition di Rouge Baiser, che continua ad essere forse il mio preferito per le ciglia inferiori. Chiaramente adesso volendoci si potrebbe aggiungere qualche ciuffetto di ciglia singole negli angoli più esterni, però non lo farò perché devo solo andare a lavorare oggi. Poi come illuminante vado a prendere il Hollywood Flawless Filter di Charlotte Tilbury, che sapete, vi ho detto in miliardi di occasioni che secondo me è il perfetto illuminante da sposa, perché è proprio il suo finish è imbattibile. È questa crema luminosissima, senza glitter né altro, che si fonde perfettamente con l'incarnato, anche se avete già incipriato la base come me. Però vi fa questo effetto glow, come se non aveste aggiunto nulla, ma se provenisse proprio da voi. Quindi il famoso glow from within, e a me piace tanto. Mi piace molto da solo. Mi piace anche molto come base per altri illuminanti. Non so, forse da matrimonio addirittura potrei pensare di non metterci nient'altro su per non esagerare. Cioè, è di una bellezza disarmante. Ne stratifico un altro po' e forse non ci aggiungo neanche altro oggi. Cioè, obiettivamente che cosa c'è da aggiungere? No, dai, volevo metterci anche un pizzico di illuminante in polvere, ma alla fine non lo farò perché stratificandolo un po' fa tutto da solo. Poi si sfuma in un modo incredibile, cioè non ho mai visto una stregoneria del genere. Guardate che roba.
No, è perfetto. Volevo metterci un po' di Lunch Money di Colourpop, ma non lo faccio neanche perché è bellissimo così da solo. Piuttosto vado a riprendere il pennello da bronzer e ripasso un po' dove si uniscono, perché aggiungendone potrei aver creato un po' uno stacco. Ok, e poi riprendo anche un pennello da cipria e una delle ciprie di Hourglass, questa della palette di questo Natale, e lo porto un pochino sopra l'illuminante, perché comunque non sono ciprie opacizzanti, sono ciprie illuminanti, quindi per me non vanno bene come fissanti avendo la pelle mista, però in questo caso funziona per ammortizzare un pochino l'effetto glow. Bellissimo, mi piace un sacco. E per finire invece vado ad applicare come blush il Butter Blush di Physicians Formula nel colore Nude Silk, che è un pesca spento, quindi non è acceso, cioè non è vibrante come questo, anche se questo rimane il mio preferito, quello di MAC. Ne applico un pochino, siccome poi non so, in molti dicono che per i matrimoni sia meglio applicare qualcosa di opaco, avendo già l'illuminante ed essendo comunque in piena estate non vorrei esagerare e sembrare poi una palla discoteca a metà giornata, quindi piuttosto focalizzo la luminosità su occhi e come punto luce dell'illuminante, poi sulle guance un po' di blush opaco. Adesso non ne ho applicato tantissimo, non so cosa si veda in videocamera, ma è ancora abbastanza leggero, non voglio esagerare. Mi piace tanto questo look, gente, cioè forse veramente dovrei restare al pesca come colori. E poi che cos'è che ho sulle labbra? Aspettate che devo recuperare i prodotti che ho usato ieri. Mi si sta anche per scaricare la videocamera. Comunque avevo preso la pastello labbra di neve nel colore miele, era questa, sì, e l'ho applicata. Ok, applicata proprio leggermente. E poi avevo preso questo rossetto di Colourpop nel colore... credo fosse un'edizione limitata, una collaborazione con qualcuno, ed è un colore albicocca, più albicocca rispetto alla matita, che ha quasi una punta di rosa, e l'ho tamponato. Questi rossetti non mi fanno impazzire perché sono molto secchi e se li applicate generosamente poi vi enfatizzano proprio la grana delle labbra. Così però per me è un po' troppo albicocca, un po' troppo aranciato, giallo, quindi provo a metterci anche un po' del 150 di Yves Rocher, sempre tamponato. Solo che non volevo esagerare troppo con il colore, cioè lo volevo un po' più soft. Però vabbè, insomma, adesso si vede forse di più in videocamera che dal vivo l'intensità. Però sì, ecco, considerato che poi al matrimonio chiaramente è consigliabile utilizzare qualcosa di molto leggero perché si consumerà in un istante e poi se mangiate non volete che vi faccia tutto lo stacco. Io adesso ho esagerato forse un po' applicandoci anche questo su, però insomma era per renderle l'idea e per smorzare un po' il giallo del rossetto. Comunque ecco, questo in sostanza era più o meno il look che ho realizzato ieri sera, che mi era piaciuto molto. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Alla fine, avendo provato un look un po' più rosato, uno neutro freddo e questo pesca, non so, forse il pesca alla fine vince come era prevedibile, però gli altri test li ho fatti comunque su Instagram, questo è il primo video che registro con una prova trucco. Fatemi sapere che cosa ne pensate, io spero di non avervi annoiato troppo, so che questo video come al solito era lunghissimo, però così è andata. Io vi saluto, vi mando un abbraccio e spero di rivedervi nel prossimo video. Ciao!